una delle qualità più difficili da trovare oggi è la capacità di ascoltare gli altri. Non è in verità una merce rarissima, però è abbastanza raro incontrare persone disponibili a donare la propria attitudine ad ascoltare gli altri. Ognuno di noi ha una capacità in tal senso più o meno sviluppata. Quando allora si lavora con la creatività e senza avere il controllo da parte della vista di quello che si realizza, persone che hanno una attitudine spiccata ad ascoltare gli altri, quindi ad accogliere, ad essere più generosi in termini di disponibilità di sé nei confronti del prossimo, finiscono per incontrare questa dimensione che conoscono e che sanno esistere da qualche parte, ma con cui probabilmente non hanno mai preso una piena confidenza. Il lavoro che stiamo per vedere e che ho chiamato Donare Ascolto, parla proprio di questo, un'immagine realizzata ad occhi chiusi che rimanda all'idea di quanto sia importante donare a braccia allargate e a mani aperte la capacità di avvicinarsi agli altri, di accogliere gli altri, dando principalmente ciò che ricercano e che spesso non ottengono. Appunto, la comprensione che deriva da un ascolto attento e intenzionale degli altri. Non l'ho fatta in piedi perché, non so, il materiale non mi dava una sicurezza come se fosse Creta. Non so, questa è un'impressione. Poi ho cercato di creare delle dimensioni proporzionate perché altrimenti veniva fuori un fantoccio, non so. E quindi ho lavorato bene prima con la testa, che era nata un po' grande, poi man mano che costruivo l'ho, diciamo, ridotta per renderla equilibrata rispetto a tutto il resto. Ho fatto orecchie perché ho bisogno di ascoltare molto. Vorrei anche parlare, però la bocca è appena accennata, non riuscivo meglio a farla. Sì, non avevo molto d'asso per poter costruire anche la parte, diciamo, del parlare. E niente, ho cercato di creare una figura armonica, a modo mio, per come mi sento. Certo. Le mani le avrei volute differenziare con le dita, ma non, con gli occhi chiusi non è che si riesce. Invece sono uscite proprio per quello che sono. Sono come due palette Due palette. aperte. E che cosa fanno le palette? Raccolgono, Oppure? danno. E poi anche i piedi, avrei voluto farli un po' più formati, no? Però insomma ero limitata avrei avuto bisogno di altro DAS, mi mancava altro materiale. Potevi dirlo, te l'avremmo procurato. Avrei messo un po' di più nella testa e comunque va bene così. Io vedo qui un forte elemento femminile. Vabbè, le mani grandi che appunto danno, mani generose, no? Mani larghe per poter offrire in un gesto proprio di apertura, anzi, queste mani sono anche belle lunghe, no? Arrivano, insomma, sì, mano, braccio destro è anche più lungo, dico questo, per l'immagine che guarda me. Più lungo questa mano enorme come l'altra. Lì probabilmente non avendo la visione, anche se Sì. continuavo a misurare tastando così, ma Un'immagine femminile, dicevo, in cui, vabbè, sono delineati, vabbè, delineato il seno, sembra anche che siano, no? Che siano determinati, delineati anche
gli organi genitali, no? Sembra che siano proprio, no, è proprio. Sarà venuta qualche piega, non so. Sì, è venuta. Non è che si Ma va riesce. bene, è che Un possiamo. pescimento, il mento pronunciato. Sembra quasi anatomica, Sì, quasi le anatomico. coste, anche il cranio, Sì. no? Quasi. Il mento, dice Carmen, Vedo il mento quindi di cosa. profilo, Sì? sì. Sì. Vedo il mento pronunciato, Sì. una bocca che parla, uno sguardo vigile, orecchie aperte. Sì, infatti. Infatti Comunque molto l'ho anche presente, detto, non è dicevo. inanimato. Ancora? Madonna, sensazione di relax. Può essere Perplessi. sdraiato, non so, anche quando facevo yoga mi hanno sempre insegnato che quando c'è da rilassarsi bisogna alzare i pallini in su e quindi spesso mi metto in questa posizione e ho un senso di relax. È un'immagine rilassata, Lucia? Sì, ho lavorato bene. Rilassata? Sì, ero scomoda, accovacciata per terra, però è stato piacevole, non è stata una cosa. Sì, molto naturale, ecco, Sì. quell'anatomico si traduce con naturale, secondo Bene, chi ha questa attitudine all'ascolto e al donare, insomma, no? Perché questa è una figura, no? Che ascolta, dona e con un'immagine d'apertura. A me personalmente dà l'idea di una grande disponibilità verso gli altri. Speriamo. Puoi saperlo tu più di noi questo, se è così, perché sono un po' gli elementi che oggi mancano a buona parte dei nostri simili, proprio la capacità di ascoltare, di accogliere, quindi essere disponibili anche di andare verso, di concedere qualcosa di sé, perché non è necessariamente concedere qualcosa di materiale, il fatto di donare qualcosa agli altri, anche donare semplicemente un ascolto, che già è una ricchezza enorme per chi può ricevere questo. Tu ritrovi qualcosa di questo? Sì. Proprio. Bene. Ok.